mi viene la tremarella ballando il ser. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sotto i miei piedi io sento pian piano il pavimento tremar di più, come se un giorno dal cielo vedessi dei marziani venire giù. In fronte metto la mia mano, come farebbe un capo indiano, non per vedere l'orizzonte, ma il mio amore che è di fronte a me, che è di fronte a me. Come vibrare una molla mi viene la tremarella ballando il sur. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Muoviamo insieme queste mani, come farebbero i marziani, che stanno dal con questa mossa, quella scossa che da noi si chiama amor. Che da noi si chiama amor. Sin dalla notte dei tempi giungono a noi notizie di dischi che sorvolano la nostra atmosfera. Misteriosi esseri di altri pianeti ci spiano percorrendo il cielo sopra di noi. Perché non hanno provato mai a scendere sulla Terra? Ebbene, siamo in grado di affermare con dati controllati dagli uffici spaziali di Washington che il 14 giugno 1964 un disco volante si avvicinò al nostro pianeta. Erano le 7:03, ora del meridiano di Greenwich. Attenzione, attenzione, ore 7:03, stiamo arrivando. Vedo lo stivale di atterraggio. Guarda, guarda, capo. Ma cosa sta succedendo? Niente, niente, in Italia ogni ora ce n'è uno. Rotta su Fiumicino. Ah, capo, su Fiumicino c'è un banco di nebbia. Come al solito. Iniziare manovra atterraggio. Inserito apparato frenante. Quota 150 metri. Quota 100 metri. Manovra perfetta. L'ho sempre detto io che i freni a disco non funzionano bene. Ricordiamoci che la nostra è una missione puramente esplorativa. Scenderemo tra i terricoli senza farci riconoscere. Assumeremo perciò sembianze umane. Capo, ma perché siamo atterrati proprio sull'Italia? Perché ci risulta che questo è un paese sempre pronto ad accettare tutto quello che è straniero. Presto! Pardon, un po' di magnesio dopo aver mangiato ci sta sempre bene. Uè, tardi, basta, basta, al lavoro, al lavoro! Dove eravamo rimasti? Fine del primo capitolo. Capitolo secondo. Ma che hai scritto? Capitolo secondo. Ma il mostro proteiforme, squamoso e viscido, allunga i suoi mille tentacoli color pagliarino chiaro. Hai scritto? Tutto scritto. Era una visione orrenda. Uscì dal cratere stellare emanando raggi beta e anche zeta, sprigionando fuoco dai suoi occhi fluorescenti. Oh, scrivi. Ho paura. Ma di che? Ho paura. Ma dico io, come fai a pensare queste cose schifose? Mi vuoi fare morire di paura? Il cervello sopravviluppato. E poi fui partorito nella casa delle streghe del Luna Park di Acitrezza. Il bernoccolo dell'orrore mi rimase. Ma che fai? Sto scrivendo quello che dici. Deficiente, quello che dico non lo deve scrivere. Dunque, i due astronauti misero in funzione il cannone. I due astronauti misero in funzione il cannone. Scrivi. Ma come se prima mi dici che quello che dici non lo devo scrivere? Deficiente, adesso devi scrivere. Misero. Misero. Perché mi offendi? Misero, mettete!
mettero in funzione il cannone elettrofotoni, soprannominato la lupara atomica, e con l'esplosivo speciale K4-3... Manesco, ma hai visto quello che hai combinato? Mi hai rotto il piede e pure la macchina. La macchina la faremo aggiustare. Sì, e con quali soldi? Non lo sai che qui abbiamo venduto tutto, eh? Persino il gatto soriano come vi sono abbiamo venduto. Vai, butta la macchina, sì. Pazzo. Si è rotta, ma poi non ti preoccupare. L'editore di Milano ci disse che secondo il nostro romanzo nuovo, Allegro Fradozzo, come si dice in greco, sussum corna. Sì, che l'editore di Milano viene proprio qui. Ah, tu sei nato nella casa delle streghe e pessimista sei. Ma io in mezzo al mare di Taormina nacqui, sotto il sole, in una barca, e da solo. Ottimista sono. Come, come? Sei nato in una barca? Da solo. Autodidatta sono. Ma tutti abbiamo un padre, perfino tu. E va bene, ti voglio svelare un grandissimo segreto. Tu non sai a che sono figlio. No. Vuoi che te lo dica? E allora te lo dico. Io sono un principe abissinio, figlio del Negus Sinegeschi. No. Sì. Il Negus Sinegeschi? Guarda la carta d'identità, guarda, assicurati. Ma qui c'è figlio di NN. E appunto. N.N. Negus Sinegeschi, mio padre, volle mantenere l'incognita. Sembra imperatore, tu mi capisci? Può essere l'editore milanese, dai una rossettata, svelto, pulisci, pulisci. Dai, dai. Hai permesso? Avanti. E questo chi è? È l'editore milanese. Ma come è combinato? A Milano fa freddo, vestono così. Se si accomodasse. Grazie. Dicevo, se si accomodasse il divano, potremmo anche fare sedere i nostri ospiti. Possiamo offrirle qualcosa? Gin, whisky, cognac? Non ne abbiamo. Prego. Grazie. Ho letto il vostro trattato dal titolo La conquista dell'universo. Le piacque, bellissimo, eh. Sono l'autore. Lui. Veniamo al sodo. Volete lavorare per me? Vi propongo un contratto. Fradozzo, sentiste, ci propone un contratto. Ho sentito, stai zitto. Io firmo. Non volete leggere? Ci mancherebbe. Scusassi una domanda, ma non ci sarebbe un piccolo anticipo? Certo, è contemplato nel contratto. Di quanto si tratta? 20.000. Io firmo. Scusassi ancora la domanda, ma 20.000 cosa? Lire, sterline o dollari? Kilowatt. Kilowatt. Ti risulta questa moneta? Veramente no. Non possiamo accettare. Ma insomma, che cosa volete? Non so. Diciamo... Un testone. Un testone. O un testone o nichis. Avrete un testone. Vado a prenderlo. Deficiente, perché hai chiesto un testone? È 1.000.000, è troppo. Adesso quello non torna più. Milanese, ehi milanese, i testoni le sprecano. Ma che sprecano? Vai a aggiustare il divano, che oggi mi hai combinato abbastanza guai. Ritorno, 1.000.000 porto. Ecco qua, ora firmate. Certo. Tieni. Che cos'è quella croce? Autodidatta sono. Nulla imparai. Inizio a firmare solo a macchina. Bene, il testone è vostro. Grazie. E scusasse l'ultima domanda. È liquido? No, solido. Solido. Non ho mai visto 1.000.000, eh? E ora preparatevi al viaggio. No, non voglio partire col tagliatore di teste. Testicida! Ma avete firmato. Ma non per andare nei Mao Mao nel Congo dell'Africa. Più lontano, un viaggio di 2.000 anni. Il dottore mi consiglio di non allontanarmi da casa. Sarà un viaggio piacevolissimo. Non ve ne accorgerete nemmeno. Ma questo è un maniaco omicida. Senta, signor Palombaro, la pistola no. Lasci perdere. Non è una pistola. E che? È un atomizzatore ibernizzante. Ah, è quello dell'ibernizzina. La vostra temperatura
scenderà di 30 gradi sotto zero. Mamma mia! Vi risveglierete nella nostra nebulosa. Che sì! C'è nessuno? Oh, signorina, mi raccomando, se adesso non riesco a combinare il prezzo con questi due, lei ad un certo punto mostra le gambe. Ma commendatore... Avanti, su, che la faceva anche con me, forza, ci vuole un po' di spirito di collaborazione, no? Oh, mi raccomando, le gambe, mostrarle abbondantemente, sa? Sì. Perché questi sono meridionali, sangue caldo. Andiamo, permesso? Ah, eccoli! Venga, signorina, venga. Buongiorno, cari signori. Oh, vi trovo benissimo. Ah, oh, dunque, signori, io sono qui, non perdiamo tempo perché il tempo è denaro. Parliamo subito di Skye. Io vi offro un bel contratto con la mia casa editrice. 150.000 lire al mese, tutto compreso. Signorina, prego il contratto. Diamoci da fare, ragazzi, sono ragazzi giovani, baci. Un bel contrattino, una bella firmetta. Ecco qui. Questo è il contratto e questa è la penna. 150.000 lire al mese. Per uno. 500.000. Abbiamo capito, facciamo 1.000.000. Un testone, come diciamo noi altri. Cosa fate, Tenna? Risponde, su. Lo dica anche lei. Ma dico, avete capito bene che vi offro il contratto speciale? Signorina, faccia vedere. Guardate che io sono il commendatore Ambrogioli di Verona e di Milano e ho pubblicato di tutto. Dal catechismo in formato gigante all'enciclopedia universale in formato tascabile. E poi edizioni di lusso, edizioni in pelle, tela, in legna, in nylon, perfino in carta. Io sono quello che ha lanciato la Bibbia. Sapete quel libro un po' barboso che pure il De Laurentiis ci ha fatto un film, ma con i diritti non so mica come si mette? Collane di pittori, collane di navigatori, collane di gastronomi. Ho fatto edizioni in tutte le lingue, in italiano, in francese, in inglese, perfino in dialetto. Sicuro, signori miei, in dialetto. Tutta la Divina Commedia in fiorentino puro, capite? Quel Dante il successo lo deve a me e mica all'olio. E non siete magari ancora convinti, eh? Non volete firmare? E allora vi svelerò un piccolo segreto. Per voi io ho creato una nuova branchia della mia organizzazione editoriale. FF, Fantascienza a Fumetti. E voi sarete i primi scrittori specializzati che io prendo a contratto speciale. Avrete ufficio a disposizione, segretaria, stipendio al netto di ICE e di trattenute, un mese di ferie all'anno e 14 mensilità. Il contratto speciale, forza! Mi dia questo contratto speciale. Forza, signorina! Il contratto speciale? Ecco qua. Questo lo potete firmare, no? Poi, ma io sono il comandante Ambrogioli, sapete? Io sono una potenza economica! Niente, eh? Beh, e lei cosa fa così? Vuoi pigliarsi le polmonite? Avanti, si rivesta, benedetta figliola. Su, su, che ce ne andiamo! Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Muoviamo insieme queste mani, come farebbero i marziani, che stanno a dar con questa mossa quella scossa che da noi si chiama amor. Che da noi si chiama amor.